Ciao a tutti ragazzi, io sono Viglio e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Si è da poco concluso il primo Pokémon Presents e sottolineo il primo perché durante la presentazione è stato annunciato un secondo Pokémon Presents che vedremo tra una settimana precisa. Ma di questo e annesse speculazioni parleremo in un altro video. Per adesso concentriamoci su quello che è stato mostrato oggi. Il primo annuncio riguarda Pokémon Smile, una nuova applicazione per dispositivi mobile pensata per i più piccoli, che punta ad incoraggiare i bambini a sviluppare abitudini corrette per l'igiene orale. Pokémon Smile può essere scaricato senza costi a partire da oggi nell'App Store e su Google Play. Il secondo annuncio è stato Pokémon Cafe Mix, un videogioco free to start per Nintendo Switch e dispositivi mobili, che già da oggi può essere prescaricato dal Nintendo eShop o preordinato sull'App Store e su Google Play. Leggendo il comunicato ufficiale, Pokémon Cafe Mix è un gioco di abbinamento unico nel quale i giocatori dovranno unire i tasselli Pokémon facendoli vorticare qua e là, e per farlo si dovrà trascinare un tassello Pokémon accanto ad altri dello stesso Pokémon. Una volta uniti i tasselli, questi verranno eliminati dallo schermo. Praticamente è come se fosse una nuova versione di Pokémon Link o Pokémon Shuffle. I giocatori gestiranno un caffè frequentato da Pokémon e lavoreranno insieme a loro completando dei puzzle per preparare piatti e bevande per i clienti Pokémon. I Pokémon che fanno parte dello staff possiedono delle abilità speciali caffè, che possono essere usate per completare i puzzle. Quando un puzzle è completato, il giocatore può servire l'ordine al cliente. Si può far aumentare il livello di amicizia con i Pokémon servendo loro deliziosi piatti e bevande. E man mano che i puzzle verranno completati, sarà possibile apportare miglioramenti al caffè ottenendo nuovi strumenti o aggiungendo nuove aree. I miglioramenti attireranno ovviamente nuovi Pokémon nel caffè. Il terzo annuncio, forse il più importante della giornata, è stato un gioco che per molti di voi era davvero attesissimo. Stiamo parlando ovviamente di New Pokémon Snap per Nintendo Switch, sequel dell'omonimo titolo uscito per Nintendo 64 nel lontano 1999. Praticamente quando sono nato io. Questo gioco porterà gli allenatori su isole sconosciute, ricche di paesaggi naturali come giungle e spiagge, nelle quali potranno osservare vari Pokémon nel loro ambiente naturale. Gli allenatori scatteranno delle foto per creare il proprio Photodex Pokémon e allo stesso tempo scopriranno per la prima volta come si comportano i Pokémon in natura. Se vedete questo comparto tecnico mozzafiato e vi state facendo mille domande, è giusto che sappiate che il titolo non è ovviamente sviluppato da Game Freak, ma bensì da Bandai Namco, che è ovviamente ed evidentemente molto più avanti sotto il punto di vista grafico dei videogiochi e che ha già collaborato con Pokémon, ad esempio, nello sviluppo di Pokken Tournament. Altri annunci importanti sono stati fatti per festeggiare l'uscita dell'isola solitaria dell'armatura, ovvero il Raid Dynamax speciale con il Pokémon misterioso Zeraora, che se verrà sconfitto in Pokémon Spada e Scudo da 1 milione di giocatori in tutto il mondo dal 17 al 28 giugno, tutti i giocatori potranno ricevere uno speciale Zeraora cromatico. Altre importanti novità anche per Pokémon Go, dove è aumentato lo spawn di Farfetch'd di Galar ed è stato annunciato l'arrivo dei Pokémon Mega Evoluti, in un modo del tutto nuovo grazie alle meccaniche uniche di Pokémon Go, ma per il momento ancora non conosciamo nulla. Allenatori, adesso tocca a voi. Voglio leggere nei commenti quali sono state le vostre impressioni e cosa ne pensate della diretta, ma soprattutto voglio anche sapere cosa vi aspettate dall'evento di settimana prossima. Io in realtà qualche idea l'avrei già, ma ne parleremo in questi giorni. Qui da Viglio per oggi è tutto, appuntamento al prossimo video.